Ed ora è il momento della nostra rubrica People. Questa volta abbiamo incontrato Antonello Fassari, protagonista dei Cesaroni. Antonello Fassari oggi qui in una veste speciale. C'è l'inaugurazione di un poliambulatorio qui nel centro, nel cuore della Garbatella. Oramai sono diventato un garbatellese, garbatellaro, garbatello d'adozione. E questa cosa è curiosa perché c'è una mostra che è permanente su un archivio storico della Garbatella. Che questa mostra è curata da Fata Garbatella, che è un'associazione che lavora qui nel quartiere. Per me è sempre un motivo d'orgoglio essere chiamato spesso proprio dagli abitanti qui della Garbatella per rappresentarli e sono contento di questo. Ecco, per l'occasione lei leggerà anche dei sonetti, delle poesie, giusto? Sì, adesso vediamo come procede la serata. Ci sono dei sonetti di Aldo Fabrizi molto divertenti che rappresentano proprio lo spirito contrario a tutto quello che succede qua, cioè praticamente magnà, dormì, fa poco sport, cioè tutte le cose che fanno male, che sono anche le più belle. E, come diceva quello, fai la dieta, fai qui, fai lì, dice beh è inutile vivere malati per morire da sani. Quando incontra magari dei fan proprio qui, magari che abitano nel quartiere della Garbatella, la chiamano col nome del personaggio, immagino che ci sia una certa... Sì, Cesare, a voglia. Adesso, diciamo, dopo quattro serie mi chiamano Antonello, poi magari dicono Antonello Cesaroni o Cesare Fassari, ma insomma è bello lo stesso.